brevissimo video sulla pulizia dell'orto no dig. Come vedete, qui avevo i pomodori, qui ho la mia proda no dig sotto la facciamatura di Utah, e adesso è venuto il momento ovviamente di togliere queste piante. Ho aspettato anche troppo. Allora, questo video vi faccio vedere come si pulisce l'aiuola no dig, gli errori da non fare e cosa invece è auspicabile fare per mantenere vivo il terreno, perché questo è un po' il succo del discorso. Ci vediamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, rieccoci sul canale, sono Orso. Allora, qui avevo i pomodori, sto pulendo l'orto, vedete? In alcune prode ho già messo dei cavoli, all'epoca a settembre, in altre no, come questa è vuota ad esempio. Allora, se noi estirpassimo la radice adesso, verrebbe fuori tutto il panetto di terra e smuoveremmo il terreno. Quindi tutto ciò che c'è nel terreno verrebbe, non dico disturbato perché è una parola un po' grossa, ma bene non gli fa, non è questa la filosofia del no-dig. Quindi la cosa da fare è quella di tagliare alla base e lasciare nel terreno direttamente le radici col suo panetto. Queste nel giro di qualche mese verranno assorbite dai microrganismi, marciranno e quindi torneranno al terreno. È un po' un ciclo chiuso quello che facciamo. Vi volevo far vedere una cosa. Mi chiedete in molti che tipo di terriccio sto usando. Io uso il terriccio e un compost di una fungaia. Era in dismissione, per loro non serve più, per l'orto è oro. Ecco, guardate i risultati. Vedete, da sotto la pacciamatura è venuto fuori un fungo. Ce ne sono qui. Ora io i funghi non li conosco e quindi lo lascio qua. 9 su 10, secondo me questo è un fungo buono perché il terriccio era inoculato con le micorrize dei funghi che loro vendevano, ma nel dubbio lascio stare il mondo com'è. Allora, una volta che abbiamo pulito il terreno, vedete, qui ne avevo altre di radici, ecco qui ce n'è un'altra, la potrei tagliare a misura e lascio tutto così, non tocco più niente. Un'altra cosa che vi consiglio di fare nel vostro orto estivo e invernale è quella di utilizzare uno spago, eccolo qui, completamente naturale. Allora, io gli anni scorsi utilizzavo quelli in plastica, però poi era un lavoro perché li dovevo tagliare e recuperare, non li potevo lasciare nel terreno ovviamente. Questo invece è completamente naturale, una volta tagliato io lascio tutto nel terreno, lui si degrada, male non mi fa e io faccio meno fatica per pulire il tutto. Ecco questo come viene. I pomodori di risulta, quelli che sono caduti per terra, che sarebbero ancora buoni, guardate che bello che è, i più belli li porto a casa, ma la gran parte la darò alle galline. Diciamo che non si butta via niente. Guardate, io ho raccolto pomodori fino all'altro ieri, non ve l'ho fatto vedere perché tanto alla fine è sempre quella l'operazione, però siamo a metà novembre e sto raccogliendo pomodori, guardate che. Quindi, che se avete l'orto dentro i cassoni, fate la coltivazione con la metodologia no dig, ecco, non estirpate il tutto, perché se estirpate, vi faccio vedere cosa succede, se estirpate, guardate, queste radici non marciscono più nel terreno, marcirebbero fuori e non ci servono più a niente. Lasciamo un buco nel terreno, quindi anche questo è un terreno che poi non lavora più, nel senso che non avendo nulla da far marcire è lì fermo in attesa. Sono quelle piccolezze, però giusto che uno le sappia, perché magari sta facendo una coltivazione diversa dal normale e quindi queste cose non le sa. Ah, un altro motivo per fare così, mi sono spostato. Se mi avete seguito qualche video fa, vi ho fatto vedere che non avendo spazio più per l'orto invernale, cosa ho fatto? Ho trapiantato i cavoli sotto i pomodori. Ecco, questo è un chiaro esempio, vedete i cavoli? Ora, se io estirpassi la radice, verrebbe fuori anche, o rovinerei comunque, il panetto di terra del cavolo. Questo l'avevo già previsto, l'avevo detto in quel video lì. Quindi è una cosa in più. Se, come in questo caso, bisogna togliere il pomodoro, lasciamo nel terreno quello che dobbiamo lasciare, il resto lo portiamo via. Perfetto, è tutto, è stato un video veramente semplice, però ci tenevo a dirvi questa operazione che mi mancava. Avevo parlato della parte teorica ma non vi avevo fatto vedere la pratica. Vi auguro una buona giornata, condividete il video se vi fa piacere, è stato un video molto semplice. Buon orto a tutti, ci vediamo la settimana prossima.